Buonasera a tutti ragazzi e ragazze di Universal Access. Oggi fa vi faremo compagnia questa sera con Antonio, l'ideatore di NetBlind. Abbiamo già sentito parlare di NetBlind, un po' per il passaparola, un po' per l'articolo che abbiamo scritto su Universal Access e oggi abbiamo l'ideatore con noi. Prima di tutto, come un po' a tutti i nostri protagonisti di queste interviste, ti faccio anche te la domanda di rito, ovvero come sta andando questo periodo di quarantena, se parli un attimo un po' di te, mi dici dove sei e come sta andando questo isolamento forzato a casa. Allora, intanto buonasera a tutti, amici di Universal Access, come detto da Michele, io sono Antonio. Allora, intanto io sono in quarantena a Ragusa, profondo sud, e come sta andando? Niente, lavoro in smart working, per fortuna la tecnologia in questo ci aiuta. E niente, mi sposto dalla cucina alla veranda, dalla veranda alla cucina, ogni tanto vado in bagno, queste sono le mie giornate in casa. Poi mi sveglio, vado in veranda, poi torno in cucina, lavoro. E sicuramente metteremo qualche chilo in più perché insomma, Sì, tra una pausa e un'altra si mangia. sono molto movimentate, si mangia molto. Eh sì. Poi c'è mio figlio che mi aiuta in smart working. Beh, sicuramente Ogni quello tanto devo rincorrere lui. è un'attività fisica importante, ecco. Sì. Partiamo subito a parlare di NetBlind. Allora, ti chiedo anzitutto come ti è venuta l'idea di questa applicazione. Parole molto veloci, NetBlind è un'applicazione, la prima del suo genere, che consente di unire la domanda, diciamo, di accompagnatori volontari da parte di ipovedenti o non vedenti. Cerca di unire questi due mondi, chi vuole aiutare una persona non vedente e chi cerca un aiuto. Ti chiedo come ti è venuta quest'idea e come, diciamo, qualche parola sul tuo progetto. Allora, fondamentalmente l'idea non è venuta a me personalmente, è venuta a un mio amico in un caldissimo pomeriggio d'estate, eravamo assieme in giardino e volevamo andare al mare, però purtroppo non avevamo accompagnatori cioè, disponibili per andare in spiaggia e quindi eravamo lì a lamentarci un attimino e lui dice: "Ma senti, ma cosa ne pensi se facciamo un'applicazione per mettere in contatto, o comunque per dare la possibilità ai non vedenti di trovare dei volontari in maniera più semplice?" E da lì abbiamo cominciato un po' a snocciolare quali erano le nostre esigenze. Io l'anno prima non sono potuto andare in viaggio perché non ho trovato l'accompagnatore, oppure non posso fare sport perché talvolta non trovo chi viene a correre o chi guida il mio tandem, insomma, tante esigenze che conosciamo un po' tutti nel mondo dei non vedenti. Al che abbiamo preso il PC, abbiamo cominciato a buttare giù due righe, abbiamo per un mesetto circa sviluppato l'analisi del progetto, abbiamo chiesto insomma in giro ad amici non vedenti cosa ne pensassero, loro esigenze. E insomma, poi abbiamo dato tutto in pasto a degli sviluppatori e dopo qualche anno, ecco qui, è nata NetBlind. Beh, una bellissima idea, come al solito, come tutte le idee nate quasi per caso, ecco, senza. Sì, fondamentalmente sì, un'idea molto semplice, consentimi, forse geniale Sì, per quello che sono speriamo d'accordo. riusciremo a fare. Allora, ti chiedo, l'applicazione è uscita da poco negli store, noi l'abbiamo provata, è accessibile, perfettamente accessibile, sia per Android e per iOS. Esatto. E, ovviamente è un'applicazione che si basa sulla volontà degli utenti, in particolare della volontà delle persone che devono accompagnare, dei volontari. Per questo ti chiedo il primo step, cioè dare diciamo, un giudizio sul lancio, come è stata accolta, secondo il tuo punto di vista, l'applicazione e quale sarà il prossimo step. Quindi mi fai, diciamo, una fotografia attuale e poi ti chiedo cosa pensi di fare adesso.
Allora, come dicevi tu, NetBlend è ancora piccolina. Dopodomani compie un mese dall'uscita Pensa sugli a te. store. Sì. Niente, è stata accolta, francamente, non mi aspettavo, insomma, un eco così. Ci sono state si è parlato molto nei gruppi Facebook, gruppi WhatsApp di questa applicazione, e devo dire che ci sono stati parecchi download, soprattutto nella prima fase. Attualmente, diciamo che il rapporto è di tre non vedenti contro un volontario, quindi comunque la risposta dei non vedenti è stata sicuramente maggiore. Vuoi per l'entusiasmo, vuoi perché insomma parliamo di una categoria, quindi ci si racchiude tutti in una stessa categoria e quindi le informazioni veicolano più velocemente. E adesso l'obiettivo sicuramente è quello di popolare la piattaforma, quindi allargare la community, cercando soprattutto di bilanciare il gap che c'è tra volontari e non vedenti. Purtroppo è nata in un periodo in cui è nato anche, o comunque si è espanso il coronavirus, quindi ci ha tolto un attimino la scena. Quindi insomma andiamo al momento un pelino più a rilento, però insomma contiamo di far prendere piede all'applicazione quanto prima nel migliore dei modi, perché siamo sicuri che è un qualcosa che serve alla categoria. In merito a questo che hai appena detto, vorrei aggiungere una cosa, cioè in questo periodo, proprio parlo di marzo 2020, il servizio civile, penso di tutte le città, è stato sospeso a causa del coronavirus e questo ha lasciato letteralmente, e non figuratamente, ma letteralmente a piedi, moltissimi non vedenti. Questa Esatto. applicazione, perlomeno in prospettiva, avrebbe potuto superare questo ovviamente ostacolo, questa decisione da parte giusta, ovviamente da parte di chi di dovere per l'accompagnamento, perché attualmente moltissimi non vedenti, ipovedenti che devono andare a lavorare o che devono fare cose non sono in grado di farle a causa dell'assenza di volontari. Eh sì, lo provo questo in prima persona. Allora, diciamo che abbiamo pensato anche a questo. Proprio oggi abbiamo postato sulla nostra pagina Facebook un post che regala 500 licenze premium ai primi 500 iscritti, ai primi 500 volontari che si iscriveranno e scaricheranno NetBlend e si registreranno. In questo modo, diciamo, tentiamo di anche sensibilizzare i volontari e fargli capire che, insomma, al momento i non vedenti e comunque i disabili in generale hanno molto bisogno di volontari per, diciamo, ottemperare quelle che sono le esigenze primarie, quale fare la spesa, andare in farmacia o andare al lavoro, perché non tutti abbiamo la possibilità di lavorare in smart working. Certo. Quindi vogliamo provare a fare questo, insomma, per incrementare diciamo il numero dei volontari in piattaforma e magari riuscire a dare una spinta all'applicazione per far sì che insomma quanti più non vedenti possano usufruire dei servizi dei non volontari, dei volontari, scusa. Una delle cose che mi è piaciuta di questa applicazione è il pensare e andare oltre al singolo accompagnamento giornaliero, cioè il pensare che l'ipovedente o non vedente debba essere accompagnato solo per andare in posta o fare una commissione, ma pensare anche allo svago, allo sport, alla vacanza, perché spesso non ci rendiamo conto, non ci si rende conto, io me ne rendo conto, ecco, non ci si rende conto che alcune persone magari non hanno la possibilità di avere un accompagnamento, una persona o anche un amico che lo possa seguire quando desidera appunto l'ipovedente o non vedente, perché magari abbiamo tutti degli amici, ma non possono venire in vacanza quando vogliamo noi e magari non vogliono andare in Esatto. vacanza dove vogliamo noi. Quindi mi è piaciuta molto Esatto. questa possibilità, che è davvero un faro, è davvero geniale. A dire il vero, diciamo che gli accompagnamenti una tantum sono stati inseriti per ultimi. Diciamo che si è partiti dai viaggi, perché diciamo che
L'anno prima io ho dovuto rimandare un viaggio in Sardegna, una settimana in Sardegna, perché chi mi doveva accompagnare mi ha dato buco all'ultimo e io non ho trovato una persona che mi accompagnasse in Sardegna. Non ti sto ad elencare i concerti ai quali non sono potuto andare perché non avevo una persona che mi accompagnasse. E quindi, insomma, da lì si è partiti prima con lo sport, perché come dicevo prima, se voglio andare in tandem non sempre trovo chi guida il mio tandem, e quindi da lì sport, viaggi, concerti, e poi da lì abbiamo, diciamo, collegato anche servizi, tra virgolette, un po' più minimal, ecco, quali possono essere l'accompagnamento giornaliero o un accompagnamento cadenzato, un accompagnamento periodico, non meno importanti, ma comunque, diciamo, è bello che grazie a NetBlend si può riuscire anche a fare un viaggio o a fare sport. Assolutamente, anzi, dovrebbe essere Esatto, come dire, un diritto costituzionale per tutti. eh sì. Ti chiedo di rispondere a qualche domanda che ci è arrivata nel gruppo Facebook, al quale poi NetBlind ha risposto, però visto che siamo, diciamo, così di persona smart, ovviamente a distanza, però collegati su FaceTime, ti chiedo un po' qualche domanda che ci è stata posta, ovvero. Ma mi posso fidare dei volontari? No? Le domande, le critiche che sono arrivate, ma non le chiamerei critiche, le chiamerei più come dei dubbi, no? Legati al fatto che uno ha scaricato l'applicazione ma magari ha paura a usarla, no? E le domande sono: come posso, tra virgolette, fidarmi dei volontari e perché nella mia zona trovo un volontario, magari sono a Bologna e trovo un volontario di Rimini. E quindi ti chiedo un attimo di rispondere a queste due domande che sono state Allora, fatte. per quanto riguarda la prima domanda, chiaramente sia il non vedente che il volontario, sì, come hai detto tu, si registra liberamente alla piattaforma. Diciamo, abbiamo inserito la possibilità di recensire il volontario e il non vedente, perché tutti si chiedono: ah, io perché devo fidarmi del volontario? Come faccio a fidarmi del volontario? Perché il volontario come fa a fidarsi del non vedente? È vero. Non è detto che i volontari sono cattivi e noi siamo buoni, insomma. Comunque, in ogni caso, ripeto, abbiamo inserito la possibilità di recensire. E poi un po' come tutte le piattaforme social, quando io chatto con qualcuno su Facebook o non so, su Badoo, su Tinder, insomma, non so chi sta dall'altra Certo. parte. Quindi, comunque, diciamo, parto dal presupposto che ci sia una persona che è una brava persona, ecco. Poi insomma, non so se un malvivente si scarica NetBlend e si registra come volontario per uccidere non vedenti, ecco. Però, sì, è abbastanza sì, difficile, ecco. Sì, beh, anche perché gestire una cosa del genere sarebbe un po' complicato, Sì. perché dovremmo chiedere il casellario giudiziario sia al non vedente che al volontario. Diventa un po' complicato, cosa che non fa né Facebook né nessun altro social network. Infatti hai citato Tinder che diciamo un'app di incontri che non chiede, come hai detto tu, il casellario giudiziario, Esatto, si basa sulle foto e sul numero di telefono. Poi ovviamente puoi essere chiunque, ma su internet quello è il bello e il brutto della rete, ecco. comunque. Quello che ti aiuta sono le recensioni, la foto, perché comunque su NetBlind si può inserire la foto del profilo, il numero di telefono, il numero WhatsApp. Poi insomma, quando ti approcci con un volontario, anche se lo fai di presenza, anche quando chiami privatamente un volontario, non è che subito Certo. tac, lo fai salire a casa, prima ci chiacchieri 2 minuti, capisci che tipo di persona è. E poi insomma, se vai vedi che la cosa va, concretizzi il tutto, ecco. In merito alla questione pagamento, una premessa, attualmente, e l'ho scritto anche su Facebook, moltissime associazioni che offrono servizi un pochino più complessi, che implicano che il volontario impieghi più tempo, necessitano di una forma di compenso, quindi quello che tu hai inserito nell'applicazione è semplicemente una regola di buon senso e ti chiedo appunto di spiegare perché alcune persone si sono trovate
in particolare nella, diciamo, non, descrizione, anzi, non recensione, nella descrizione del volontario, appunto, che c'era la voce, appunto, pagamento del servizio, ecco. Allora, diciamo che il volontario può decidere di mettere a disposizione il proprio tempo e quindi diciamo, offrire un servizio gratuito a non vedente, oppure può decidere di impostare un'indicazione di un tariffario, che può essere una tariffa giornaliera, una tariffa oraria o diciamo, il pagamento solo di vitto e alloggio, ad esempio se si tratta di un viaggio. O comunque. Questi qui saranno degli accordi che prenderanno il volontario e il non vedente dopo che si saranno conosciuti, si saranno incontrati. NetBlind non entra nel merito di questo. È chiaro che non, diciamo, non è così bello il mondo che ci sono tutti questi volontari che si mettono a disposizione magari per 3 giorni la settimana Esatto. per portarti a fare shopping. O per leggerti un libro o quant'altro, insomma, è chiaro che è giusto, è anche giusto, secondo me, è ragionevole che un volontario ci chieda qualche spicciolo. Sono d'accordo, sono d'accordissimo. Per quanto riguarda la tua domanda, anzi, la domanda degli amici di Universal Access, per quanto riguarda il numero esiguo di volontari trovati, è il fatto che hanno trovato un volontario di un'altra regione d'Italia. Allora, il numero esiguo di volontari va da sé, come dicevo prima, compie un mese dopodomani l'applicazione, quindi è chiaro che ancora non c'è un numero tale di volontari che riesce a coprire tutto il territorio nazionale, quindi ovviamente attualmente magari troviamo pochissimi volontari nella nostra zona. Aiutateci anzi a popolare la community in questo senso, proponiamo quanti più volontari possibili. Per quanto riguarda la zona di competenza, allora attualmente nell'applicazione il volontario quando si registra va ad inserire la propria disponibilità territoriale e un volontario può decidere di rendersi disponibile su tutto il territorio nazionale perché magari si vuole rendere disponibile per viaggi o per diciamo un corso online sull'iPhone o leggere dei libri a distanza o insomma attività che si possono fare anche a distanza, attività Certo. smart, insomma, visto che siamo nel periodo smart. E quindi puoi trovare anche un volontario di Milano mentre tu stai ricercandolo da Reggio Calabria. Per far fronte a questo, comunque, stiamo, perché insomma non è chiaro questo passaggio, l'abbiamo riscontrato in base alle segnalazioni, perché comunque raccogliamo diverse segnalazioni, stiamo già lavorando a un aggiornamento per diciamo, affinare i risultati di ricerca Certo. e quindi sarà sempre più facile trovare un volontario nella propria zona. Ti faccio l'ultima domanda, un po' hai già risposto, però cosa chiedi, cosa vorresti? Cioè, cosa chiedi alla community di Universal Access? Prima domanda, anzi, dividiamola in due. Seconda domanda, qual è la tua idea, cosa pensi di fare per aumentare il numero di volontari? Allora, cosa chiedo alla comunità di Universal Access? Di andare a braccetto in questa esperienza, insomma, di aiutarci nel divulgare, nel veicolare la notizia di NetBlind e perché no, diciamo, prevedere qualche collaborazione futura, non so in quali termini, ma perché no, si potrebbe pensare a un qualcosa del genere. Per quanto riguarda l'altra domanda era Quali cosa mi sono aspetta? i programmi di NetBlind, i tuoi programmi per aumentare il numero di volontari? Quali sono le tue idee in merito? Ma allora, intanto diciamo stiamo lavorando parecchio sulla comunicazione. Abbiamo rilasciato diverse interviste a diverse web radio. Scriveremo qualcosa sui giornali locali e magari perché no, qualcosa fuori dalla nostra zona. E poi comunque ci aspettiamo tanto che i non vedenti diffondano l'applicazione NetBlind perché loro devono essere i primi a
parlare di Net Blind per far sì che si registrino quanti più volontari possibili. Niente, i social network, ci stiamo basando, ci baseremo parecchio sui social network. Ad esempio, l'altro ieri è stato un ragazzo, ha registrato per noi un video che abbiamo postato sulla nostra pagina Facebook dove parla di NetBlind, e quindi comunque faremo anche dei video che spiegheranno sempre meglio quali sono le potenzialità di NetBlind e come i volontari possono aiutarci. Ricordami un attimo i contatti, cioè il sito netblind.it, Netblind.it, c'è sì, la la pagina pagina Facebook, Facebook, Netblind, Instagram. l'account Instagram e eventualmente se avete qualsiasi domanda potete, cioè Allora, appunto. ci sono, a parte all'interno dell'applicazione c'è la possibilità di contattarci per delle proposte di miglioria, per dei consigli, insomma, per richieste di assistenza o semplici informazioni. In più sul sito ci sono i nostri contatti mail info@netblind.it, Ok. assistenza@netblind.it, dalle quali abbiamo già ricevuto parecchie segnalazioni e infatti abbiamo già predisposto i primi aggiornamenti raccogliendo queste segnalazioni perché Perfetto, insomma sono molto. vogliamo che diventi grande grazie anche alle segnalazioni degli utenti. Grazie. Sono davvero molto contento, Antonio. Un bellissimo progetto, una bellissima idea e che Grazie Michele. non è solo rimasta nei tuoi sogni, ma è diventata realtà. E come hai detto tu, a un mese di vita nel periodo più brutto della storia degli ultimi 100 anni, dicono. Però siamo Diciamo che sicuri. non ho mai brillato per fortuna nella mia vita, Tempismo è ecco. stato eccezionale, però. Però voglio dire, spero veramente che grazie a NetBlind molti non vedenti riusciranno in questo periodaccio a trovare dei volontari che le aiutino Assolutamente. nelle esigenze primarie. Finito questo Speriamo. periodo, sicuramente sarete più forti e più capaci di raggiungere i non vedenti e volontari, Lo ne sono spero, certo. lo spero, lo spero. Antonio, ti auguro buon isolamento nella tua Ragusa, Grazie, Michele. buon lavoro, buon smart working e veramente grazie Grazie. per No, l'intervista. grazie. Grazie a te, grazie a te e grazie Universal Access. Ciao.